capitemi, non c'è l'essere vuol dire non c'è alcuna fondazione innocente, fondazione data, non c'è alcuna norma contenuta nelle cose di questo mondo. A questo punto di vista, Grozzo invece crede che esista una trama razionale del reale e invece non c'è. Se sei un rivoluzionario, vedi tutto il mondo come qualche cosa che è da disfare per poi rifare. Disfare per rifare è la prassi, ma per pensare questa cosa ci vuole la filosofia. Ma per spingere le masse senza fargli leggere il Leviatano, che non è di facile lettura, gli devi inventare una storiella, che però non è tanto storiella, cioè ha bisogno del raddoppiamento, esprime il raddoppiamento del mondo, certo, non con la compiutezza, con la consapevolezza di una filosofia di alto profilo, ma ne è figlia. Non c'è Pericle, non ha bisogno di disfare il mondo. Robespierre, sì. Robespierre. Questa è la genealogia dell'ideologia. È la genealogia della modernità. La quale, appunto, comincia con il tipico atteggiamento critico dell'Aufklärung. Ricordate che ieri siamo partiti da Joseph Goebbels, no? Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Comincia con l'Aufklärung, ma l'Aufklärung non è mica l'illuminismo. L'Aufklärung la fa prima dell'illuminismo, la fa Bacone con la sua critica degli idola. Quando Bacone, nell'Instauratio Magna, fa la critica degli idola teatri, ad esempio, i teatri sono le narrazioni, le storielle che vengono raccontate sulla scena del mondo. Da chi? Da quelli prima di me, che raccontavano storie. E io invece, conosco la verità, che è una scienza, il mio empirismo scientifico. Quando Hobbes, nella quarta parte del Leviatano, fa il regno delle tenebre, che sono le università, dove i preti insegnano l'aristotelismo, no? Che Dio fulmini gli uni e gli altri, i preti e Aristotele. E insegnano che con le parole si può fare tutto, così che l'uomo è colui che ha il privilegio dell'assurdo e può dire che un quadrato è rotondo, che è un'assurdità tanto quanto dire che il verbo si fa carne. Queste sono le critiche dell'ideologia, cioè ideologia, perché non si fa critica dell'ideologia senza fare ideologia, come abbiamo detto ieri. L'ideologia vive quando c'è qualcuno che le dice sei ideologia, altrimenti non è ideologia. Hobbes gli sta dicendo io verità, tu ideologia. Fra me e te non c'è niente in comune, non c'è terreno comune. Tu, o io o tu finiamo all'inferno. Non possiamo non essere nemici assoluti. Qui non si parla di... Non a caso i buoni professori anglicani hanno bruciato sulla pubblica piazza il Leviatano, per il buon motivo che non potevano bruciare Hobbes essendo lui premorto. Questa è l'energia. Tutta l'energia polemica, politica, in un'idea lanciata contro un avversario che rappresenta l'attuale corso del mondo, stupido, irrazionale, fraudolento, una soggettività armata contro una cattiva oggettività. Questo mi dice. La ragione che taglia, ma taglia la testa.
Questa roba è incomprensibile per Cesare Ottaviano Augusto, che le teste le tagliava senza tanti storici. Non è che era più buono, le tagliava ma non si faceva tanti problemi. Pericle aveva i suoi nemici politici, ma non la metteva in termini di verità contro ideologia. Nella modernità siamo costretti a fare così. Costretti. Non possiamo più dire tu sei eretico, perché rispetto a che cosa? Non c'è più niente rispetto a cui essere eretici. E allora che cosa nasce così? Beh, nasce la società civile. Che cos'è la società civile? È quella dimensione di esistenza concreta che non sente più se stessa, interna a un ordine politico. Cioè, è la morte della societas civilis sive politica, che è la società di antico regime, cioè è la società che è intrinsecamente politica, in cui è la società corporata, la società anche gerarchizzata, è la società in cui l'agire dello Stato è immediatamente agire politico. È la società di polizia, in cui lo Stato si prende cura del corpo suo proprio, quando si prende cura della società. Qui c'è una società che si svincola a strattoni, non voglio più essere il tuo corpo, non voglio più essere societas civilis sive politiche, voglio essere società civile e basta. Questo tra l'altro nasce anche dal continuo lavoro di riforma fatto dallo stesso Stato sulla società, allo scopo di rafforzarla, allo scopo di potenza statale, allo scopo di rafforzarla. A un certo punto si è rivolta contro lo Stato stesso, o perché questo lavoro è troppo efficiente, o perché diventa inefficiente e lo Stato manda il segnale, vorrei occuparmi di te, ma non ci riesco, riesco soltanto a sfruttarti. Cioè, c'è una separazione tra lo Stato e la società. La rivoluzione francese è la società armata contro lo Stato, che dice, caro Stato, non sono più la tua figliola, non sono una parte di te, sono un'altra cosa. Adesso ti taglio la testa, a te e a tutti gli amici tuoi, e poi prendo degli amici miei e li metto lì. Che tanto quel posto lì è un posto diverso dalla società e almeno ci metto, no, non voglio più essere figlia dello Stato. Ci metto qualcuno dei miei e gli mando io delle istruzioni. Non è il mandato imperativo, gli mando io un sapere adeguato. Gli do io la cornice, cioè l'idea di fondo, e ti do io il sapere adeguato. E poche storie, basta con la teologia politica, adesso comincia quelle cose che sono cominciate grazie a te, caro Stato assoluto, la statistica, la polizia, tutte queste cose qui, ma adesso le decido io, le faccio io, adeguate a me stessa, io conosco me stessa, io governo me stessa, la società che si autogoverna, questa è la modernità. Certo, sviluppando, portando fuori da sé una struttura che si chiama Stato, certamente abitata da persone addestrate nella società a governare la società, a governarla, a fare il suo bene senza alcuna pretesa organicistica. Questa è l'ideologia moderna e questo è il ruolo dell'ideologia, cioè fondare, essere l'insieme dei saperi grazie ai quali una società fa a meno dell'autorità. Perché ciò esista, è necessario che ci siano dei movimenti storici per cui l'autorità viene spezzata e la paternità venga interrotta e la società possa dire, beh, io sono qui. Mi do i miei governanti. Poi,
Se la società è fatta di 100.000 borghesi, si daranno dei governanti che nascono da 100.000 voti. Se poi questa cosa si allarga, certo, e allora sarà la lotta per la democrazia. Ma come no? Ma cioè, non nasce tutto subito, ma quello che nasce subito è il fatto che l'ideologia diventa lo strumento necessario grazie al quale una società pensa politicamente se stessa. Strumento necessario grazie al quale una società pensa politicamente se stessa. Non si fa pensare dallo Stato, pensa lo Stato, pensa la politica. C'è una differenza enorme, perché questo vuol dire che quella società ne può pensare tanti di modi attraverso i quali essa vuole essere governata, e lo farà, perché quella società nasce nel vuoto dell'essere e soprattutto nasce antagonistica, perché la stanno facendo i borghesi, e i borghesi non sono i proletari, e non sono i contadini, e non sono i preti, e non sono tutto quello che volete voi. Cioè, in questo modo il pluralismo delle ideologie è garantito. C'è la mancanza del fondamento ontologico e per di più la società complessa e antagonistica del capitalismo, lo Stato che non è più il padre della società, è uno strumento della società, sì, ma di quale società? Di quella dei capitalisti e di quella dei lavoratori. Ciascuno di essi si produce un'ideologia, un'idea di società e di Stato e la proietta e vediamo chi vince. E questo non è Pericle, questo non è Ottaviano Augusto, che combattevano e vincevano senza alcun bisogno di mobilitare idee. Naturalmente, così facciamo contenta Olimpia, tutto ciò prima succede in filosofia. Poi a un certo punto il sistema crolla per inefficienza e allora eccovi le ideologie vere. E la cosa impressionante è che voi vedete nella Rivoluzione francese c'è tutto quello che serve, ma proprio tutto. C'è l'intellettuale critico politicizzato, ci sono i libelli, i pamphlet, i manifesti, i proclami, i discorsi, le dichiarazioni, la mobilitazione della società, i club, i giornali, fra un po' arrivano i partiti. C'è il fronte comune di tutti questi qui contro il vecchio e al tempo stesso il dilaniarsi di questi qui l'uno con l'altro, perché la società è instabile. E cerca la propria stabilità nello Stato. E chi se ne accorge per primi? Lo fenomenale è che se ne accorgono per primi i nemici. Esatto, cioè i controrivoluzionari. La prima ideologia è quella dei controrivoluzionari, che è una beffa. Perché i controrivoluzionari sostengono, per l'appunto, che la società moderna, rivoluzionaria, che per loro comincia con Bacone, Lutero, Cartesio, Bale, Voltaire, no? Messi di crocifissi con un palo di frassino nel cuore, tutti. Lutero, Calvino. Questa società è instabile perché nega il fondamento, l'unico fondamento possibile, cioè fondamento al tempo stesso tradizionale e divino, che è la stessa cosa. E quindi è instabile e quindi perirà. La rivoluzione è destinata a è provvidenzialmente destinata a scomparire. Non è un'azione, non dura, produce una reazione automatica, cioè è come buttare per aria una pietra, sicuramente ricade. Le stai facendo fare alla pietra qualcosa che
che non può fare in natura. Credere che se butti in aria una pietra non ricade è da folli, o da dementi, o da stregoni. La rivoluzione deve autodistruggersi. Infatti, tutti contenti dall'esilio di Coblenza guardano le convulsioni della rivoluzione, dicono: vedete, non è un'azione, non sono loro ad agire, è il demonio che li fa agire. Ma poi il demonio, come è noto, perderà contro Dio, è Dio che vince, e quindi questa storia finirà. Per cui Mestre, che era un grande, quando arriva il Termidoro, tutti dicono: ah, che cosa enorme, che è successo. Dice: cosa enorme. Alcuni scellerati hanno ucciso altri scellerati. Dov'è il problema? E il Mestre, che era davvero intelligente, dice: noi non dobbiamo fare niente. Noi non dobbiamo fare la controrivoluzione. Dobbiamo fare il contrario della rivoluzione. Cioè, non agire. Ci penserà Dio a rimettere a posto tutto. No, non è andata così.